Pietro Foroni, che fa parte della Commissione Agricoltura, e proprio in quest'ambito lei presenterà una proposta di risoluzione per quanto riguarda la PAC, la politica agricola comunitaria. Di che cosa si tratta? Innanzitutto dobbiamo esprimere la grandissima preoccupazione per la riforma sulla PAC che andrà in discussione tra qualche settimana a livello di Commissione europea. Perché la grande preoccupazione? Perché la PAC, cioè la politica agricola comune, cioè i contributi che l'Europa dà all'agricoltura, rischiano di ridimensionarsi notevolmente per quanto riguarda lo Stato italiano. Ancora una volta l'Europa penalizza l'Italia, che non è capace da questo punto di vista, come in altri punti di vista, di difendersi, ma soprattutto il danno, una ricaduta di un danno forte per quanto riguarda l'agricoltura lombarda, che ricordiamo è la prima agricoltura dello Stato italiano, con un potenziale di danno che può arrivare fino a 100 milioni di euro all'anno, circa con una ricaduta in perdita per le aziende fino al 10%. Questo significherebbe da qui ai prossimi 7 anni far morire un sacco di aziende agricole, proprio quando si celebrerà a Milano l'Expo, che è appunto la migliore alimentazione. Significa creare disoccupazione, significa lasciare incolte le nostre campagne aprendo all'occupazione di suolo, al consumo di suolo pubblico, e significa diminuire anche per quanto riguarda la nostra autosufficienza alimentare. Si teme per la redistribuzione delle risorse, la vostra proposta qual è per attutire l'impatto? Innanzitutto voglio dire, diamo pieno mandato all'assessore regionale, all'assessore Gianni Fava, che sta in maniera ottimale affrontando la questione per verificare e perché affinché non ci siano tagli per la nostra agricoltura, sia per quanto riguarda il complesso delle risorse destinate allo Stato italiano, ma soprattutto dopo per la redistribuzione delle risorse dallo Stato italiano alle varie regioni, ragionando anche in un'ottica macro-regionale per aree omogenee fuori dai confini regionali. E questa è stata proprio una richiesta unanime da parte di tutte le associazioni agricole, che hanno chiesto: non ragionate solo come Lombardia, ma come Lombardia, Emilia, Piemonte, Veneto. Dal settore agricolo a quello del welfare e anche del lavoro, perché nei mesi scorsi aveva presentato una mozione per quanto riguarda gli esodati, ci può aggiornare su questo fronte? Regione Lombardia prosegue il grandissimo impegno per salvare gli esodati lombardi, che sono senza salvaguardia. Oggi ci sono circa 600 persone che dovevano andare in pensione tra il 2013 e il 2014, che probabilmente rischieranno di andare in pensione fra 7-8 anni e sono senza reddito. Regione Lombardia sta trovando alla disponibilità delle risorse per pagare la contribuzione necessaria affinché possano andare in pensione secondo i vecchi requisiti. Il problema è che questo non basta, il problema è che questo pagamento e raggiungimento dei vecchi requisiti deve avvenire per loro in regime di mobilità, in mobilità in deroga, come questo istituto giuridico, mobilità in deroga che però non attribuisce Regione Lombardia ma Roma. Quindi Regione Lombardia è disposta a sopperire ad una mancanza del governo di Roma e a mettersi le risorse per pagare i contributi. Roma deve darsi una svegliata, e da quello che sembra Roma non ha alcuna intenzione di salvaguardare questi lavoratori a cui era stato detto: uscite dal lavoro che andrete in pensione.